Ed eccoci qua, buona domenica a tutti, ben trovato, buona domenica Don Pasquale. Buona domenica a te, Anna Maria, buona domenica a tutti. Siamo irriducibili. Assolutamente sì, chi l'avrebbe mai detto? La settimana scorsa ci siamo lasciati ed eravamo soltanto a poco più di 1 metro di distanza nello studio di Padre Pio TV. Oggi con questi mezzi, grazie a questi mezzi, riusciamo a ritrovarci, a far compagnia. Oggi siamo costretti a stare così, però è anche bello vedersi attraverso la mediazione di uno schermo, però è sempre bello incontrarsi. Possiamo dire le vie del Signore sono infinite? Anche le vie elettroniche del Signore sono infinite, questa è una via particolare. Tutte le vie, anche queste, sono importanti, anche se sono molto, molto particolari. Forse adesso riusciamo a valorizzarne un po' la portata umana, È no, vero. l'umano che c'è dentro il mezzo di comunicazione. Verissimo, e diciamo che alla fine di tutto questo periodo di emergenza sicuramente guadagneranno questi mezzi tecnologici, tanto criticati fino ad oggi, guadagneranno tanti punti. Forse riusciremo a vederli come mai li abbiamo visti finora, perché adesso erano appunto solamente dei mezzi, però ci accorgiamo in questi periodi di solitudine, non di abbandono, però di solitudine, di quanto questi mezzi possano diventare per noi anche dei fini, cioè delle cose che comunque ci indirizzano a recuperare rapporti che la vicinanza fisica sembra interrompere. Ma adesso ecco, siamo proiettati verso un postmoderno, si parla tanto di postmoderno in questi tempi, e forse questi mezzi di comunicazione sono appunto lo stigma, il segno più visibile del postmoderno che stiamo vivendo fuori, ma anche un po' dentro di noi. E siamo fortunati comunque ad averli. Io in questi giorni mi rendo conto di come sia veramente importante continuare a conservare certi legami che ovviamente potrebbero venir meno a causa della lontananza fisica, però è sempre bello conservarli grazie all'uso di questi mezzi che adesso diventano più umani, più alla nostra portata. È vero, poi c'è un grido d'aiuto da parte di tanti che sono a casa, sono molto più isolati di tanti altri perché c'è chi vive da solo e anche Padre Pio TV ha insomma questo obiettivo da raggiungere chi è solo a casa, ovviamente gli anziani, ma anche gli ammalati e questo è richiesto, insomma, grazie a questo mezzo che abbiamo riusciamo a raggiungervi e quindi speriamo di fare cosa gradita a tanti. Don Pasquale, di solito noi abbiamo un caffè da proporre ai nostri amici, che è quello di Paolo Pugni. Oggi non lo ascoltiamo insieme, ma diamo, ecco, il suggerimento di andare, per chi ha questo mezzo, questo web a disposizione, il PC, di andare sul suo canale paolopugni.it e di ascoltare il caffè numero 1640, che Oh, parla ne ha proprio. presi di caffè Paolo, eh? Ne ha È presi vero. tantissimi. È vero, è vero. Il 1640, sì, tutti tanto utili, soprattutto per riflettere. E questo che vi consigliamo parla proprio del coronavirus, quindi del periodo cosiddetto che stiamo vivendo e del grido d'aiuto che arriva poi dappertutto. Lui mette in evidenza, magari eccoci, aiuti anche tu a riflettere, che a volte simulare la crisi, qualcuno lo suggerisce, fa sì che quando le cose vanno bene, insomma, cominciano le fratture. Quindi simulare una crisi a volte è anche una cosa un po', come dire, dettata, quasi costretta. A me la parola crisi piace molto perché l'etimologia di questa parola rimanda ad una crescita. Crisi in greco significa crescita, quindi non è totalmente qualcosa di negativo, qualcosa che dobbiamo vedere per forza con gli occhi scuri, ma è qualcosa da cui noi possiamo trarre veramente tanto. Possiamo trarre appunto la nostra crescita, cioè la nostra evoluzione. Quindi quando noi parliamo di crisi, che ti ripeto, non è una parola assolutamente brutta, noi però siamo tentati di pensare sempre al brutto, a qualcosa di sconfortante, a qualcosa che ci butta giù, non a qualcosa che ci mette in gioco, perché la crisi ci mette in gioco, cioè fa venire, ci permette di mettere in campo le cose più belle che abbiamo e di cui noi stessi siamo composti.
La crisi stimola la creatività, stimola l'inventiva, stimola la praticità. In questi giorni in cui siamo confinati in casa, costretti da questa crisi che noi viviamo fuori di noi, veramente ci siamo dati da fare a fare tanto. Abbiamo fatto dei lavoretti in casa, abbiamo messo mano a libri che non leggevamo da tanto tempo. Anche noi preti ci siamo inventati. Per esempio, questa mattina ho letto la notizia di alcuni della comunità dei sacerdoti della parrocchia di San Gabriele della Dolorata a Roma, che addirittura in questi giorni stanno celebrando la messa dal tetto della parrocchia e i parrocchiani si affacciano al balcone per seguire la celebrazione eucaristica. Quindi ha costretto anche noi preti a inventarci forme nuove di presenza. Questo il Papa ce lo ha detto, anzi è stato bello quel ringraziamento che ha fatto ai sacerdoti che ogni giorno combattono anche sulla trincea del web, delle pagine Facebook, di Instagram, di Twitter, o piuttosto di WhatsApp, che cercano di recuperare un po' di vicinanza, di assicurare un minimo di vicinanza a tutte quelle persone che specialmente in questo momento, ecco, sono più sole, forse soffrono ancora di più un clima di solitudine che magari vivono già quotidianamente durante l'anno, ma che adesso viene acuito dalla situazione particolare che stiamo vivendo. Forse ci potremmo sentire ancora di più in comunione con loro, perché adesso forse riusciamo a capire il valore della compagnia, per esempio, agli anziani, agli ammalati. Forse adesso che anche noi cioè che stiamo vivendo un po' di malattia e un po' di solitudine, a causa o grazie a questa crisi, ci riscopriremo più umani, come dicevo prima, cioè riusciremo come dire, ad essere più spinti a fare compagnia a quelle persone che invece la solitudine e l'isolamento lo vivono tutto l'anno. È vero, di questo la maggior parte di noi forse nemmeno se ne rendeva conto. Quindi siamo capaci di vedere il bene che ci circonda, soprattutto in questo momento di crisi, che poi segnerà anche la svolta per una rinascita, una crescita maggiore e più significativa, più profonda, più essenziale, perché poi insomma noteremo anche le cose che sono veramente necessarie e veramente importanti. E in questo periodo, tu dicevi, si rispolverano vecchi libri, ci si dà da fare, si inventano attività da fare in casa. Io sono dalla parte delle donne che per loro non è cambiato niente, perché loro lavorano 300. Comunque sviluppate una creatività maggiore di noi, Sì, comunque. sicuro, sicuro. E di questo hanno usufruito anche i papà che qualche giorno fa hanno festeggiato la loro festa. Sicuramente tanti papà si sono ritrovati a casa più ore del solito e quindi avranno dato la loro mano, il loro aiuto in casa con i bambini che ovviamente non andando a scuola passano il loro tempo a fare compiti, a giocare di fantasia. È vero, stiamo vivendo anche cioè in questo momento, in questo periodo, abbiamo vissuto anche in una maniera diversa la festa di San Giuseppe, che è il patrono dei papà, ma anche il patrono dei lavoratori. Ecco, San Giuseppe è lavoratore. Il Papa e i vescovi italiani ci hanno invitato a riferirci alla figura di Giuseppe, oltre che nella veste di padre putativo di Gesù, anche nella veste di lavoratore. E pensiamo oggi a quanti lavoratori sono costretti a svolgere il proprio servizio, a prestare la loro opera da casa. È venuta fuori questa idea, questa novità dello smart working, no? Che permette a tanti di continuare a lavorare, quindi di portare un po' di pane nelle proprie case, anche sulla sedia di casa, anche nel contesto della propria abitazione. Quindi è un modo nuovo di pensare, anche questo è un modo creativo di intendere il lavoro. Pensiamo anche a tutte quelle persone che lavorano negli ospedali, lavorano nei centri di assistenza per anziani, ogni giorno anche loro alla frontiera, dei vari presidi medici, che devono far fronte a tante crisi. Ecco, forse la memoria di San Giuseppe lavoratore, che è il San Giuseppe papà, che porta giustamente grazie al suo lavoro il pane in casa,
ci deve far riflettere anche sull'importanza da dare alle nostre attività quotidiane che ci permettono di sentirci in comunione col mondo e di contribuire con le nostre capacità, con i nostri talenti al bene di tutti, al bene comune. È bello questo nostro incontro perché rispolveriamo anche un po' la nostra memoria, i nostri ricordi. 2 anni fa venne Papa Francesco a San Giovanni Rotondo, tanti hanno seguito questo evento attraverso il mezzo televisivo, grazie anche a Padre Pio TV. Ci sono stati diversi ospiti, ma c'era una persona a noi tanto cara che vogliamo ricordare in questi pochi minuti che ci sono rimasti, Don Pasquale, il nostro carissimo pastore, Monsignor Castoro. Tu che sì, hai? Un bel ricordo, un bel ricordo, un ricordo che ancora sta nel cuore e nella mente di ciascuno di noi, specialmente in quel giorno in cui si vedeva il suo volto già risorto, già raggiante, pieno di luce, ecco, nonostante le difficoltà della malattia. È come se quel giorno tutto fosse in stand-by, anche la sofferenza dei bambini, per esempio, che abbiamo visto ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica, là del poliambulatorio. Ecco, quindi è come se la visita del Papa quel giorno avesse per un qualche ora messo in pausa tutte le sofferenze del mondo, e questa è stata una cosa bella, un segno forte della presenza del Signore in mezzo a noi. E anche lui sicuramente sta pregando da quel posto meraviglioso in cui si trova, siamo certi. Abbiamo voluto ricordare lui, abbiamo voluto ricordare Papa Francesco, che sta facendo tanto anche in questo periodo d'emergenza, in vicinanza a tutti i fedeli, a tutto il mondo. E sono belle anche le immagini che girano nel web di un Papa Francesco vicino, immagini che poi rimarranno alla storia sicuramente, come quello della benedizione in piazza San Pietro, su una piazza vuota, il suo giro per le strade in visita al crocifisso che salvò Roma dalla peste nel 500. Insomma, chi smanetta, ecco, si è reso conto di tutto quello che accade anche fuori dal nostro habitat, dalla nostra casa. Don Pasquale, il tempo è volato. Anche vedi, qui come in studio. Ci siamo riusciti, pensavamo di non farcela, invece ci siamo riusciti. Grande, cosa bella. Grande, Don Pasquale. Noi ci ritroviamo la settimana prossima, chissà con quale chissà modalità. Come. Vediamo chissà insomma come. Se va bene anche con questo mezzo e l'emergenza continua, ovviamente approfittiamo. E diamo appuntamento subito dopo la pausa con un altro spazio un po' particolare, con un tuo collega, tra virgolette, Don Salvatore Miscio. Approfittiamo a salutare tutte le mamme dei sacerdoti che sono sole, le hanno abbandonate, oh, vero, la mamma. Come si chiama la tua mamma, Don Pasquale? Si chiama Maria Rosaria. Me lo ricordo come la mia grande mamma Maria Rosaria, grande mamma Carmela, tante altre mamme che ci stanno seguendo da casa. Un bacio a tutte, un abbraccio, tra poco ce lo daremo dal vivo. Sì, speriamo di vederci presto fisicamente, perché insomma la lontananza pesa ogni tanto. Dai, si sta facendo il conto alla rovescia. Allora, appuntamento subito dopo la pausa con Don Salvatore Miscio, visto l'imprevisto ritorna, e subito dopo un ospite che partecipò alla visita di Papa Francesco 2 anni fa, quindi lo riviviamo insieme in Repetita Juventus, zia Caterina e il suo taxi. Grazie Don Pasquale, buona domenica! Ciao! Buona domenica. Buone cose, buona vita! Ciao!